Come mi sento? Volevo fare un video su questi 5.000 amici di Facebook, e dei quali solo una piccola parte mi seguono e sono interessati al mio lavoro. E stavo pensando proprio a... Intanto io vedo anche che alcuni di questi amici che ho, e che sono persone anche che conosco, eccetera, mettono dei like, e quando li mettono mi sorprende, ma poi dopo non mi sorprende perché quel like è su qualcosa che non è il mio lavoro. E sono certa che questo self-marketing dà fastidio. Infatti ho visto qualche volta qualcuno, non che lo diceva direttamente su di me, ma proprio parlando di questa cosa del self-marketing, com'è, che palle, no? E lo posso capire, e per certi versi uno pensa, vabbè, non è che i propri amici devono essere assolutamente fan del proprio lavoro, no? Cioè, allo stesso tempo, in realtà io penso, io ho una priorità, che è questa del mio lavoro, in realtà. Ed è per questo che io uso il mio profilo personale per mostrare il mio lavoro. E dall'altra parte il self-marketing è assolutamente necessario. Cioè io, grazie a Facebook, che riesco a vivere del mio lavoro. E poi... con gli amici che tengono a me e che mi scrivono, eccetera, cioè quindi li sento, eccetera, quindi va bene, anche se non sono fan del mio lavoro, questo è chiaro, no? Però c'è tanta gente anche che non mi cancellano dall'elenco di amici, forse cliccano sul non seguire, in modo che non gli arriva sempre il mio self-marketing, no? Ecco, le persone che sono amici e che non mi cancellano dagli amici semplicemente per salvare le apparenze o perché sono dei conoscenti che magari mi rispettano ma che comunque non sono né amici né gli interessa il mio lavoro. Allora, io direi a queste persone di cancellarmi dal loro elenco di amici. Non è un problema, non è un problema, perché in realtà la mia priorità non è tanto salvare le apparenze o essere politically correct, eccetera, ma è proprio il mio lavoro, perché è la mia missione, perché io faccio un lavoro sociale e faccio attivismo e quindi il mio metodo e anche la mia storia serve perché sono convinta che fa del bene. Non solo il metodo per chi lo possa usare o lo voglia usare, ma anche proprio questa trasparenza, il mostrarmi, mostrare anche i miei difetti, mostrare anche i miei problemi, raccontare anche i miei problemi. La totale trasparenza, che poi, vabbè, ancora non è totale, io vorrei tanto che fosse totale e che quindi vorrei avere ancora più coraggio per pubblicare là dove poi riguardando il video io mi vergogno. Tra l'altro ieri ero in viaggio in macchina verso Berna e ho detto... andiamo a vedere cosa sto pubblicando, no? E quindi mi sono ascoltata mentre guidavo diversi dei miei video di YouTube e mi sono vergognata. Mi sono vergognata perché poi scatta in me proprio questa l'autostigma, no? Cioè penso che gli altri mi giudicheranno, no? E quindi ovviamente ho anche paura del giudizio. Allo stesso tempo lo provoco, no? Perché? Perché voglio essere libera. Cioè, per me la libertà di espressione è il massimo, e cioè proprio è anche necessaria ed è una questione politica, perché siamo, come dire, siamo in questa società costretti a essere in un certo modo, a mostrarci in un certo modo, a mostrarci felici o non mostrare certe cose, eccetera,
E invece in realtà questa società si basa sulla non trasparenza, si basa sull'omertà, si basa su nascondere le vulnerabilità, si basa sul fatto che bisogna essere, mostrare che uno è felice e non mostrare i propri difetti, non mostrare le proprie ombre, non mostrare, non dire le proprie difficoltà. Quindi questa società si basa su questo e io sono convinta che in realtà questa mia trasparenza non è semplicemente il parlare di me o egocentrismo, narcisismo, eccetera. Il narcisismo sarebbe quando appunto mostri solo le cose belle. Quello è narcisismo. E quindi in realtà mostrare su Facebook solo le cose belle comunque intanto desta invidia, no? Quindi mostri le tue vacanze, eccetera, desti invidia. Tra l'altro io mi sono resa conto che anch'io, mostrando anche le cose del mio successo, dei miei successi nel lavoro, posso provocare invidia, no? E quindi in realtà, cioè, voglio dire, quello che io sto facendo, sia attraverso una parte narcisista, che però non si ferma nel narcisismo perché mostro il mio dolore, mostro i miei difetti, funge da specchio. In realtà tutti questi video di YouTube che sto facendo sono dei video che funzionerebbero e funzionano, perché poi io ho del feedback privato purtroppo da persone che mi dicono che guardano questi video e gli fa pensare a loro, eccetera, che fungono di una sorta di autoterapia. In realtà la mia proposta è questa, di ascoltare questi video. Io non sono perfetta, né mi voglio mostrare perfetta, sia chiaro, ho diversi difetti, alle volte mi voglio imporre, alle volte impongo un po' il mio potere, alle volte posso essere arrogante, alle volte posso essere egocentrica, tutto qua, cioè posso essere tutto quanto, ma faccio un lavoro sociale e politico, cioè quello che io mostro serve per rispecchiarsi, e se dà fastidio è perché c'è un rispecchiamento, cioè sempre quando dà fastidio qualcosa, ci dà fastidio qualcosa in qualcun altro, c'è qualcosa che noi abbiamo deciso di reprimere, di non voler guardare e convincerci che noi siamo buoni, eccetera. E allora cominciamo a giudicare, no? Ma colui o colei che non abbia peccato, che getti la prima pietra, cioè questo è chiaro, no? Cioè, come dire, tutti abbiamo un lato ombra, tutti abbiamo della merda, allora perché non essere trasparenti? Cioè, essere trasparente, la glasnost, la famosa glasnost di Gorbaciov, che purtroppo ha fallito, perché in questo mondo come vuoi fare una trasparenza totale? Si può nel piccolo, chiaramente politicamente è molto difficile, anche se ci sono senz'altro dei governi nazionali o locali che lavorano nella massima trasparenza, questo senz'altro c'è. Però, come dire, che il fatto che tutti facciamo uno sforzo di trasparenza e non proteggerci dalle critiche e dai giudizi, significa che noi mostriamo che siamo tutto e che siamo umani. E mostrando, cioè, d'altra parte lo Spex dice, no? Cioè, tu tirando fuori le cose difficili, accedi a questa energia, a questo fuoco interiore inestinguibile, no? A questa forza, no? E io questo anche voglio mostrare come in realtà posso essere fastidiosa e poi però fare un lavoro serio per le persone, no? Ecco, quindi il mio invito, cioè, è terapia gratuita, cioè guardare questi video, ascoltare ciò che smuovono questi video dentro di sé e poi magari registrare un video e mandarmelo in risposta, oppure fare un commento su questo rispecchiamento anche con queste critiche, perché no? Allo stesso tempo vi invito anche che se ci sono delle critiche fatele, però allo stesso tempo guardatevi dentro e magari ditemi
dove vi rispecchiate. E questo è terapia, è psicoterapia gratuita. Gratuita. Io la metto lì nel mondo e la metto lì perché? Perché a me mi fa bene. A me fa bene il fatto di mostrare tutto, tutto, tutto. Sento proprio il bisogno di buttare fuori tutto, tutto. E quindi io credo che questo bisogno, che era un bisogno anche di liberarmi da pesi, no? Per accedere a questo fuoco interiore inestinguibile, questa liberazione dei pesi è, cioè proprio, è diventata anche politico, no? È diventato l'artivismo, è diventato qualcosa che io sento che c'è bisogno in questa società di totale trasparenza. E se noi vogliamo cambiare il mondo, vogliamo un mondo diverso, vogliamo un mondo più onesto, più empatico, allora senz'altro ci tocca iniziare da ciascuno di noi, no? E quindi mostrarci come si è. E in questo canale vedrete anche dei video, sì, in cui c'è la mia arroganza, o c'è questa energia, questo impormi, questa cosa, c'è di tutto. In un altro video parlavo del fatto che certamente tutti abbiamo qualcosa dell'essere umano più orrendo, no? Esempio Donald Trump, no? Tutti abbiamo qualcosa, no? In cui, cioè, già solo quando pensiamo io ho ragione e quello ha torto, eccetera, cioè io senz'altro lo so che ce l'ho. Ora, il fatto che c'è Donald Trump mi funge da specchio e io penso, cazzo, sì, ce li ho queste cose qua, però il fatto che le guardo, le tiro fuori, in realtà fa sì che in qualche modo altri si possano rispecchiare, altri possano essere invitati a fare altrettanto, e poi soprattutto io me ne libero, e liberandomene, in realtà, wow, è proprio la felicità. Cioè, io da quando ho iniziato la pandemia, che sto registrando questi video, sto facendo quello che ho sempre voluto fare, iniziando da La Vie en Rose e da Someone to Love, o tirato fuori il mio passato, eccetera, no? Però adesso sto facendo proprio quasi tutti i giorni, sto registrando questi video e tirando fuori. Alcuni video, infatti ieri, ascoltando questi video che non pubblicavo ancora perché mi vergognavo, per paura di essere giudicata, li ho riascoltati e ho detto no, devo pubblicare. E nel momento in cui ho pubblicato, una sensazione di libertà e di forza incredibile, incredibile. Come dire, giudicatemi, va bene. C'è sempre il rischio, cioè quando uno è, non dico se stesso, perché essere se stessi cosa vuol dire, se noi abbiamo il potenziale di essere tutto, quindi, ma semplicemente di lasciare emergere e lasciare che l'inconscio personale e collettivo attraverso noi si esprima. E si esprima come? Attraverso l'arte, in modo da non far male a nessuno, ma attraverso l'arte buttar fuori tutto, no? Tutto, cioè fare psicoterapia in pubblico, questo è quello che io faccio, e credo che questo è una cosa molto interessante a livello politico, a livello sociologico, a livello sociale, e cioè voglio dire, se ascoltando questi video vi vengono dei pensieri, e se vi dà fastidio è perché c'è un rispecchiamento, sicuramente, oppure no, ditemi, cioè se non siete d'accordo, ma apriamo una discussione attraverso questo, invece di fermarsi nel giudizio, ah, questa qui è così, non mi piace, egocentrica, è narcisista, blah, blah. Cioè, voglio dire, cioè, non so, cioè, sono stata, ho passato tutta la vita a lottare contro la mia depressione, contro il mio autostigma, eccetera, e il mio lavoro mi ha salvato, e sta aiutando un sacco di persone, per ora sono 3.700 persone che hanno partecipato ai miei workshop in 16 anni, cioè, cavoli, perché questo? Perché? E perché dà fastidio? Cioè, domandatevelo perché dà fastidio, no? È utile, e ditemelo soprattutto, no? O pubblicatelo, no? Invece di trattenere. Cioè, io, guardate, sono proprio convinta che il fatto di non poter vedere
le proprie emozioni difficili, il proprio dolore, i propri difetti e la propria merda è qualcosa che assolutamente porta alle malattie, porta alle malattie, porta alle malattie. Cioè, vabbè, questo è il mio pensiero. Aspetto vostre critiche, aspetto vostri commenti, fateli, perché in realtà questo discorso è un discorso sull'umano, su ciò che significa essere umani. The art of becoming human, l'arte di divenire umani. Cosa vuol dire divenire umani? Essere proprio tutti buoni e tutti empatici sempre, sempre, e non essere mai tutta una serie di cose. No, essere umani è... cioè gli animali non nascondono niente, esprimono, punto. Gli animali non nascondono niente. Allora, perché noi dovremmo nasconderci? Nascondere che cosa? Nascondere che cosa? Cioè, la lotta vera verso la mafia, cioè la lotta contro la mafia, la lotta contro l'autoritarismo, le dittature, l'estrema destra, la lotta contro questo sistema che ci sta rinchiudendo in delle scatolette, è proprio la trasparenza, è proprio la glasnost.